Ciao a tutti, la review di oggi è su quello che vedete qua, però in particolare volevo fare una piccola intro su Mona di Orio perché sono stato a Fragranze e finalmente sono venuto a contatto con tutte le fragranze per l'appunto di Mona di Orio. Io in realtà non mi ero mai avvicinato a questa marca perché mi ero fermato prima, anch'io ho i miei pregiudizi, i miei preconcetti, lo ammetto, e quindi vedendo comunque un profumo con un tappo di champagne come confezione, non so perché io l'avevo banalizzato, insomma, cioè, mi sembrava cercare la trasmettere ricchezza, e, insomma, anche lì porre delle barriere da questo profumo, cioè come posso dire, già dalla confezione, porre delle barriere verso il contenuto. O cercare di agganciare qualcuno, insomma. Vabbè, comunque, facendola breve, sono ovviamente solo opinioni. Finalmente sono un po' entrato. Intanto ero già entrato nel merito, in realtà, ma solamente di un profumo, già nel 2009. E questo profumo si chiama Shamar, che vuol dire esplosione di colori. Infatti fa parte della Signature Collection che Mona Dior aveva fatto per tira fuori tutto il suo lato un pochino più onirico, un pochino più emotivo, insomma, far provare più delle emozioni astratte a chi decideva di usare i suoi profumi. E questa esplosione di colori io non l'avevo trovata, sebbene da lei inizialmente avesse anche grandissime aspettative, perché comunque lei è l'allieva di Rudnitska, che non so se sapete, ma è quello che ha fatto Diorissimo, ha fatto Eau Sauvage, insomma, ha fatto sì che Dior nell'ambito dei profumi ai tempi diventasse un nome. E lei è stata allieva e ha preso tutto un approccio classico, insomma, ha imparato le basi, ha imparato i rudimenti e ha imparato l'importanza della qualità delle materie prime. E infatti, proprio questo, anche dopo la prova, glielo riconosco ampiamente, si sente proprio un sentore di profumi fatti in un altro modo. Dall'altra parte, però, forse a mio avviso, questo approccio classico le era rimasto un pochino attaccato. Tra l'altro dico era perché Mona di Orio l'anno scorso è morta, e questo è un gravissimo peccato, perché ovviamente lei come persona in primis, tra l'altro una bellissima donna, giovane e così, come dire, importante anche per il lavoro che portava avanti, e poi una personalità che ha avuto anche qualcosa da dire nell'ambito dei profumi che a noi piacciono tanto. E, però in realtà io faccio una piccola critica, perché nel sito, poi tra l'altro, e in generale, lei viene un po' osannata anche forse appunto per questa figura che aveva un po' stile Almodóvar, aveva anche delle fattezze molto molto particolari. Viene osannata per l'unconventional, mentre io sinceramente l'ho trovata, adesso che sono entrato più nel merito delle fragranze, poi anche in particolare dell'oud, che con Flora Ninfea parlavamo delle differenze tra i vari oud, e lei mi consigliava di venire a contatto con questo oud. Flora, io l'ho sentito e l'ho trovato particolare, sono d'accordo con te. Sicuramente quando parlavamo di Creed parlavamo di oud inutili, e questo non è per niente un oud inutile. In realtà poi questa collezione, che si chiama Le Nombre d'Or, è ispirata alla sezione Aura, quindi il rapporto perfetto che viene usato in architettura, e non solo, che viene usato addirittura anche in medicina si parla di questo rapporto perfetto, e si parla di comunque una sorta di equilibrio e di perfezione legata a questo numero, a questo rapporto. E in questi numeri io ho trovato però troppo un atteggiamento ragionieristico, nulla contro i ragionieri, però comunque una schematicità eccessiva, una ricerca, come dice lei, di un equilibrio perfetto nei capisaldi della profumeria, quindi nel vetiver, nella tuberosa. Io poi, lo sapete, vado un po' a fare il test sulle cose che non mi piacciono, quindi sono andato diretto sulla tuberosa, e
non ho ritrovato un qualcosa, non ho ritrovato un qualcosa che mi colpisse. Si sente, ripeto, materie prime d'eccezione, però non ho trovato questo. E idem nel vetiver, idem nella vaniglia, che io odio tra l'altro la vaniglia, e quella, come dire, non mi stimolava, non mi faceva provare un'emozione, non era né carne né pesce. E quindi questo è stato un po' il mio commento a questo progetto che, comunque, ripeto, ha il suo ben dire all'interno di questo mercato. E poi spostiamoci invece, tolgo anche proprio tutto. Tra l'altro, stavo proprio andando diretto, fidandomi a comprare il LUD, però poi con i 375 euro mi hanno un po' invece fermato. Parliamo invece quindi velocemente di Agonist. Agonist è più che essere il frutto di, lo dico immediatamente, più che essere il frutto di un naso singolo, è un progetto. Quindi anche qui io è stato un po' come una Dior, in realtà, anche se appunto lei era un naso e non un progetto, mi sono allontanato da questo prodotto, perché la prima volta quello che ho visto è stato questo. E una serie di bottiglie bellissime, obiettivamente bellissime, che però, come dire, non te le aspetti. Cioè, quando stai camminando per l'Exance di 2 anni fa, oddio, adesso spero che sia centrata. Comunque, quando stai camminando per l'Exance di 2 anni fa, o comunque per l'Exance in generale, ti aspetti di trovare una cosa come questa, per l'appunto. Cioè, una confezione sicuramente intrigante, però che non sia il centro del discorso. Io, scusate, sono fissato su questo, me ne rendo conto, però mi interessa più andare a vedere cosa c'è dentro, come immagino anche a quelli che ho capito, i pochi che seguono questo canale. E quindi, trovandomi davanti a bottiglie come questa, vediamo se riesco a fare questo grande esercizio di equilibrio, come questa, mi sono allontanato, cioè non neanche mi sono fermato a sentire il profumo. Anzi, a un certo punto pensavo anche che il profumo non ci fosse all'interno, che si comprasse solamente la bottiglia. In realtà il profumo all'interno c'era. Quelle sono bottiglie, ho scoperto l'anno scorso, di Costa Boda, che è in Svezia, una pietra miliare del vetro, una vetreria, come da noi poteva essere i vetri di Venini, però con un quid molto più artistico, molto più, in questo caso, poco convenzionale, per l'appunto. E quindi, davanti l'anno scorso, invece vedo di fianco a quelle bottiglie, vedo queste, quindi dico: va bene, andiamo a sentire questo profumo, andiamo a provarlo. E in realtà non è un profumo solo, ma è una serie di profumi. Questo in particolare si chiama Onyx Pearl ed è quello che contiene l'oud. E è una serie di profumi che è stata fatta da questi due designer, quindi per questo parlo più di progetto, quindi che hanno curato la direzione creativa. Ovviamente sono andati a Grasse, si sono messi nelle mani di selezionati nasi, però non se ne parla mai da nessuna parte del naso, cioè non c'è mai un nome scritto da nessuna parte. Quindi mi colpisce in realtà ancora di più il fatto che dietro a queste fragranze che vi consiglio di sentire, ci sia più che altro una scelta puramente artistica e non un purismo proprio alla Mona Dior, che a mio avviso teneva, nel suo caso, troppo legato a un approccio classico. Quindi in questo caso la creatività, come direbbe mia nonna, se ci fosse ancora, va per la maggiore. Cioè, il progetto, sia dall'esterno ma anche dall'interno, è particolarmente creativo.
Per quanto riguarda i complimenti, ovviamente leggo, scusate, io non riesco a ricordarmi così bene le cose, a parte che mi ricordo che c'è dentro l'oud, c'è dentro una parte di fiori e di pelle bianca come note di testa. Infatti si sentono subito e c'è un oud molto molto fresco inizialmente. Poi le note di cuore invece sono l'eliotropo indiano, no scusate, l'eliotropo, l'ambra indiana, il patchouli indonesiano e note di base il legno di sandalo australiano, il legno di cedro della Virginia e il white musk. E l'artista che ha fatto la bottiglia, che ha un costo tra l'altro non indifferente, credo questo sia intorno ai 900 euro, è Asa Jungnelius di Costa Boda. Voi direte, vabbè, ma chi se ne frega? Avete ragione, ma dimenticatevelo per i prossimi, già dal prossimo minuto. E niente, per quanto riguarda la fragranza, il contrasto è altissimo appunto tra l'oud e la parte di ambra e le note che vengono fuori dopo. E poi questa freschezza che ha iniziale, che sapete l'oud essere una resina che deriva da un legno di arbusto, quindi comunque ha un approccio più caldo. E invece questo tipo di oud in questa architettura dà proprio invece un non so che di fresco. Quello di Mona di Iorio era particolare perché era fumoso invece, c'era l'assoluto di osmanto, c'è l'assoluto di osmanto e gli dà questa caratteristica fumosa. Questo invece è gelido come oud, è particolare perché è gelido. E infatti proprio questo progetto vuole essere nordico. Loro dicono vogliamo portare quello che è il nostro approccio, che è un approccio molto pulito, molto nordico e luminoso, ecco, e si percepisce. Infatti è molto particolare perché è un tipo di oud veramente non convenzionale e tra tutte le varie i vari oud che abbiamo sentito, credo che questo sia degno di nota. Ho unito fondamentalmente in questo video due progetti così distinti, uno un pochino più creativo che per alcuni forse più puristi della profumeria artistica farà anche un po' storcere il naso, e l'altro invece appunto più nelle loro corde, cioè un naso che però forse non è stato, come dire, così evidentemente creativo. Secondo me questa cosa farà, come spero, nascere un bel dibattito e mi interessa sapere cosa ne pensate, cioè per chi preferisce un approccio forse un pochino più moderno e chi preferisce un approccio più classico ma qualitativo, c'è più qualità forse in questo tipo di arte o c'è più qualità in fragranze fatte finite da un naso che ha avuto una storia di un certo tipo, così importante, lascio a voi. Ciao!